Buonasera a tutti, benvenuti. Bene, anche se abbiamo deciso di iniziare in famiglia, è un evento che in questi giorni vedrà la partecipazione di quasi 740 bambini, compresi quelli che vedrete tra poco suonare, perché inizia stasera con questa piccola anteprima in famiglia, per la città di Asti, con un gruppo di Asti, un evento particolare che è il Play and Play 30 anni. Si festeggiano 30 anni di una metodologia che si chiama Children's Music Laboratory, ideata e creata da una vostra concittadina, Elena Enrico, che vedete tra poco, dirigere il gruppo della sua scuola, della scuola Suzuki di Asti. E è veramente molto molto emozionante per me essere qui. Capirete dal mio accento che probabilmente vengo un po' più dal sud, la signora prima mi aveva già notato. Per me è stato bellissimo organizzare da lì in videoconferenza questo evento insieme naturalmente a tutto l'intero staff e alla famiglia, direi così, ma essere qui in questo momento adesso per me è una grande emozione. E naturalmente vi invito a seguire tutto quello che succederà in questi giorni. Stasera c'è questa anteprima con il gruppo di Diavoletti. Domani sera c'è il concerto inaugurale, che è il Gala Concert, dove suonerà una sezione dell'Orchestra Armoniosa, la Pop Harmony, che praticamente accompagnerà 11 solisti scelti tra le scuole Suzuki, dai bambini, studenti delle scuole Suzuki italiane. Sarà un momento molto molto bello, non ve lo perdete. Domenica poi ci sarà la grande festa per i bambini piccoli del CML, appunto di questa metodologia del Children's Music Laboratory, che ormai è diffusa in tutta Italia e anche in altre nazioni d'Europa, e con tre eventi uguali nella mattinata. Ci saranno un musical alle 9, lo stesso musical alle 10:30, lo stesso musical a mezzogiorno. Perché tre volte la stessa cosa? Perché è prevista una partecipazione enorme di tanti bambini, e quindi abbiamo diviso questi bambini in tre grandi gruppi per permettere a tutti loro e anche ai genitori, a coloro che verranno qui in teatro, di assistere a questo spettacolo. Il pomeriggio, a partire dalle 4, ci saranno due concerti, Graduation Concert. Alle 16 ci sarà il primo, alle 18:30 il secondo. Che cos'è il Graduation Concert? È un modo per gratificare i bambini che nel corso dell'anno, degli anni, hanno maturato e hanno sviluppato il loro talento attraverso il metodo Suzuki, praticamente terminando un determinato percorso, per cui i bambini si esibiranno a secondo del livello che hanno raggiunto, partendo dal sesto libro, si intende il libro Suzuki, fino al livello Twinkle, che è il livello base di tutti i bambini che iniziano a suonare con il metodo Suzuki. Per cui grandi grandi eventi, grande partecipazione, sicuramente grandissimi, grandissime emozioni, e naturalmente iniziamo stasera con una splendida performance del gruppo dei Diavoletti. Lascio a loro la parola. Buonasera. Thank you.
Grazie, grazie. Questi sono i Diavoletti e il nome è tutto programma. E siamo dell'Associazione Culturale Suzuki Asti, che appunto utilizza la metodologia Suzuki per insegnare come parlare attraverso uno strumento musicale. Il prossimo brano è un brano che parla di un uccello australiano che si chiama Cocaburra e inizierà proprio con la voce di questo uccellino. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Grazie a tutti di essere venuti, noi vi diamo la buonanotte, questi bimbi domani, dopodomani avranno grandi impegni, saranno su questo palco ancora, venite a trovarli, venite a vederli e soprattutto se avete amici, bambini, parenti, dite loro di coltivare la musica perché è una cosa meravigliosa. Arrivederci.